Ma che cos'è questo blu? Guardate come graffia la strada, porca miseria, è una delle cose più elettriche che abbia visto nella mia vita. Questa Ford Focus RS, 4,39 m, ma non è una Ford Focus normale, nonostante ci siano le 5 porte, potrebbe suggerire anche la capacità di fare viaggi medi o addirittura lunghi, però questo è un RS, ragazzi, 350 cavalli, poco eco, molto boost, guardate là davanti, incollata al terreno, con un paraurti particolarmente abbondante. I gruppi ottici sono quelli consueti delle Ford Focus, ma vedete che in taglio laterale soprattutto questi cerchi neri con una spalla inesistente da 35 e 19 pollici, la pinza dei freni della Brembo, insomma, ma che cosa volete che vi dica? Questa è una vettura che lascia dentro tante di quelle sensazioni che non possono essere raccontate da uno come me, da uno qualsiasi, però provo a farvi vedere che a bordo, che male mi sono fatto salendo a bordo, forse perché questi fianchetti sono particolarmente pronunciati e non si può neanche alzare o abbassare il sedile ma soltanto muoverlo sulla slitta. Vedete che invece il volante può salire, può scendere, può muoversi in profondità e ho spazio per la testa. Certo, dovrei guidare così, così almeno sfrutterei lo spazio lasciato dal tettuccio apribile, ma qui invece vado molto molto vicino al mio tetto. Ho comunque tutto sotto controllo e dietro come ci si sta? Beh, se guido io un pochino di spazio magari rimane. Adesso tiro avanti il sedile del passeggero per farvi vedere che cosa, per farvi vedere che se impostato sull'altezza di Andrea dietro, ma direi che sono abbastanza comodo, anzi direi molto comodo. Qui qualcuno ha devastato sedile, non siamo stati noi Ford, scusate nel caso. Agganci Isofix, magari non immediati perché non hanno un binario nel quale entrare, però sono facilmente raggiungibili. Guardate anche dietro questi sedili, re caro ragazzi, mica roba da poco. L'altro particolare molto importante di questa Focus RS, spoilerone, lo userete per il 2% della vostra vita, perché? Perché alla fine andrete a comprarci la frutta come tutti. Notate invece il doppio scarico, il diametro è particolarmente abbondante, un disegno rivisto particolare per questa versione. Andrea vi sta mostrando i particolari. Io invece ho aperto manualmente il bagagliaio, 260 litri diventano oltre 1000 se andiamo ad abbattere i sedili posteriori, ovviamente manualmente. Sotto cosa c'è? Kit di riparazione dello pneumatico, insomma un pochino di spazio. Subito. Direi che c'è anche un bel subwoofer interessante, come mi suggerisce il grande Andrea che di musica ne capisce, anzi no, non è vero. Però io vorrei fare una cosa che facciamo poco poco spesso, vi riporto davanti e vi faccio vedere il motore e vi voglio far vedere il cofano che adesso Andrea, stando dietro la telecamera, mi racconterà. Beh, coprimotore si poteva fare meglio, coprimotore del 4 cilindri 2003 EcoBoost, ma soprattutto guarda che bella cassetta di aspirazione che fa vedere il filtro e fa uscire un bel rumore. Farà uscire un bel rumore? Scopriamolo insieme. Divertirci. E avete visto la scatola dell'aspirazione semiaperta? Secondo te, Luca, questo rumore, questo brum brum, è tutto frutto della meccanica o c'è qualcosa anche dalle casse? Parli un pochino di droghina Un pochino di droghina? Non lo so. Sì, sembrerebbe un filino amplificato dalle casse. Chi se ne frega, se l'hanno amplificato benissimo, perché esatto, quasi non ci si rende conto. E il sound di questa vettura, non solo in rilascio col tipico scoppiettio dagli scarichi, l'iniezione che butta un po' di benzina per fare quello spam spam spam, bellissimo, ma anche l'aspirazione ha un sound stupendo. Partiamo con ordine, cambio rigorosamente manuale, 6 rapporti ben spaziati, si riesce a fare anche molto bene il puntattacco in scalata, la posizione di frizione freno è giusta, ma la cosa che non mi piace tantissimo è la leva, vedete, ha una corsa un filino troppo lunga, l'avrei voluta un pochino più corta e un pochino più, più sportiva, però voglio dire, sono proprio finezze, un cambio che non si impunta mai anche in uso molto hard, molto sportivo. In assolutamente città? Sì, in città è ovviamente tutto edulcorato dalla velocità blanda alla quale stiamo guidando, rimane sempre uno stacco della frizione molto molto basso, quindi alla lunga secondo me in città può dare un filino fastidio, ma soltanto questa cosa. Poi in città ormai si va di cambio automatico e questa ovviamente non è una vettura adatta alla città, anche se c'è lo start and stop, ma ne parleremo dopo. C'è il drive mode selezionabile su 4 livelli di cattiveria, normale, sport, notare che non c'è l'eco, circuito e drift. La funzione drift è veramente la marcia in più di questa vettura, che ha un Active Vectoring Control, un controllo della coppia attivo che ripartisce la coppia all'assale posteriore sulla ruota esterna della curva,
frena leggermente quella interna, e questo sistema abbinato a una doppia frizione che c'è proprio alla sale posteriore consente di, se non ci fossero un sacco di camion, guarda qua a bordo, scusa, non possiamo fare niente, facciamo la curva a velocità nonno, quindi il drift mode non serve a nulla. Vabbè Bordons, faccio prima a fartelo vedere perché sentiamo un po' come canta il motore. Frenata, doppietta, scalata, ci buttiamo in curva. Praticamente dovrebbe annullare questo sistema il sottosterzo. In effetti funziona, guarda come va via. Hai visto come è scivolato, ha pennellato la curva, la vettura, ma in maniera semplice, in maniera dolce, non ha fatto bam così, ci ha sbattuto via, ma lentamente ha iniziato a, dal comportamento neutro, a sovrasterzare. Molto semplice da controllare con questa impostazione, che toglie sì i controlli, ma comunque quando siamo in situazioni limite, un pochino ci aiuta lo stesso. Un'escalation del divertimento, no, ci si diverte come maiali, dai, questa macchina è da scannare. Sospensioni rigide, ma neanche scomodissimi, lo stiamo usando qua su un pezzettino un pochino dissestato. Voglio dire, non sono così rigide. Non sono mai, non è così rigida, non è quella vettura secchissima che ti aspetteresti. E adesso che l'ho messo in sport, un po' cambia, ma non tantissimo. Sei rigidito. Però non è come quelle vetture, prendete quelle che vedi alla Fast and Furious che sono proprio tavolette. Questa comunque rimane un pochino confortevole, diciamo così. Il sound secondo me è stupendo, diciamo prima in aspirazione, non so se avete sentito adesso mollando in sport, in circuito, in drift, come scoppietta. Top. Assolutamente, scoppietta sempre, tra l'altro, quindi è una bella sensazione. Io devo dirti Andrea che quando prima mi hai fatto quelle due evoluzioni nella rotatoria, pur in totale sicurezza, io ho sentito un po' l'ambiente claustrofobico della vettura che ti ho fatto vedere anche in fase di presentazione. Questi sedili non vengono su, non vengono giù. Glielo perdono solo perché sono bellissimi. Sì, se vogliamo proprio perdonare, perdoniamoglia. Però insomma sono un minimo costretto. Ho lo spazio per le gambe, però vabbè. Bordons, visto che non c'è nessuno, guarda cosa faccio, adesso vado qua nelle impostazioni, vediamo se troviamo, qua bisogna andare un po' nascosto, impostazioni, aiuti alla guida, quindi guida assistita, partenza assistita, vai! Limitatore a 7000 giri, tieni la velocità, wow, velocità di riferimento, ok, velocità di riferimento, ci siamo, giù tutto il freno. Dai, ottima frenata, assolutamente zero beccheggio, entrano gli hazard, nonostante i freni siano sia autoventilati ma non forati, frena veramente bene con quelle pinze Brembo, tra l'altro lo stesso colore della carrozzeria, che sono stupende, bellissime. Il fatto che il sedile sia così sagomato e contenitivo mi ha dato una botta, non tanto quando abbiamo accelerato, quando si sono tornato addosso dopo la frenata d'emergenza, cioè pum, Bordos, perché i fianchetti davvero tanto contenitivi, io ci sto veramente bene. Dicevo prima, gli perdono il fatto che non è regolabile in altezza solo perché è bellissimo, ma diciamocelo, ma avete risparmiato 20 grammi per il meccanismo della regolazione in altezza, ma dai, ma mettiamoceli, cioè effettivamente scomodo, è comodo per me perché è tutto sul sedile. Sì, ma è comodo anche per chi è alto 1,75, per chi è sotto l'1,65 inizia a essere un po' difficile. Diciamo che se devo mettere due asciugamani sotto il sedere. Se siete sotto il 1,70 e sopra il 1,90 probabilmente da un punto di vista di spazio eccetera. Ora che se ne frega, questa macchina ti porta a schiacciare, perché anche se vai piano, cioè fa brum brum, cioè, allora non abbiamo ancora parlato di plancia, di finiture, che sono quelle della classica Focus. Quindi qui la plastica è un po' plastica. Com'era? Un po' plastica. Ah, bellissimo. Un po' plastica. Qua le finiture, sì, va bene. Però poi tu guardi lì, vedi la temperatura dell'olio, vedi la pressione del turbo. Ecco, qua devo dire una cosa. La turbina è leggera, quindi dovrebbe avere poco lag. In realtà un po' di turbo lag si sente quando schiacciate, dovete aspettare quel secondino che entri in pressione la turbina e poi vi dà la botta e poi la pressione dell'olio. Beh, quando vedete quegli strumenti, tieni lì, guarda se schiaccia, guarda il bar, guarda come sale la potenza del turbo, goduria pura, non guardi niente, chi se ne frega se c'è la plastica, chi se ne frega se c'è il Sync 3 che funziona molto bene. E tra l'altro la vettura anche molto elastica, guarda, 40 all'ora, schiaccio, 50 e senti l'aspirazione, che goduria, la potenza questo motore, 350 cavalli, 440 newton metro di coppia,
e un tetto apribile anni 90. Tetto apribile anni 90, consumi che però grazie al City Stop, Start and Stop, Start and Stop, City che, Stop, che vi consiglio di disattivare subito perché fa un rumore così bello che funziona anche in sport, funziona sempre, esatto, anche in drift mode, esatto. Riusciamo a percorrere 8 km in città con un litro di benzina, diventano 11 al limite autostradale, salgono a 13 quando andiamo intorno ai 110 orari. Non ti ho parlato di sterzo, che comunque è abbastanza diretto, molto preciso, pneumatici con spalla bassissima, si sente veramente bene l'asfalto, è così diretto che sentite anche il cambio d'asfalto proprio sul volante, sentite dove mettete le ruote, mi piace questo rapporto diretto, non mi fanno impazzire i comandi, non tanto per i comandi in sé che sono anche fatti bene, quanto per il design dei comandi, invece bellissima la scritta RS, bellissime le impunture blu, cruise control che non è adattivo, quindi vi mantiene solamente la velocità, c'è la frenata automatica in città di emergenza, non riconosce i pedoni, non c'è l'assistente angolo cieco e vabbè, diciamo che i sistemi, e non c'è lo specchietto, non c'è il sistema, sì, esatto, lo specchietto senza cornice, c'è la cornice però c'è un bellissimo porta occhiali qua, tanti vani, vanetti anche qua davanti, USB, dicevamo SYNC 3, andate a vedere lo speciale che ho fatto sul SYNC 3 su Ford Fiesta perché è un sistema infotainment che mi è piaciuto tanto, è touch, Android Auto, CarPlay, tante funzionalità. E, insomma, ho dimenticato di dirvi le prestazioni. Ma come? Una macchina così dimentichi di dire prestazioni? E capito, lì a fare il launch control, Allora, da 0 a 100 in 4 secondi e 7, la velocità massima è 266 km/h. Tanta roba. Vuoi che ti dica quanto costa? Cioè, diciamo che partiamo da 45 e arriviamo a 50, dai, non credo che io stia lì. Sì, la nostra 48-49. Bordons, ti posso dire la verità, che ha un senso sta macchina. Guarda, è rapportabile a, ne prendo una a caso, Audi RS3. Allora, ti dico, divertimento di guida, anche grazie ai settaggi di questo differenziale posteriore, mi è piaciuto veramente tanto, c'è più divertimento qua, è più facile farla andare via. Non so, forse l'Audi... forse, non sono sicuro, magari è più efficace in pista, magari fa quel decimo in meno, non lo so, non mi interessa, ma chi se ne frega, è molto più divertente questa RS da guidare. Ecco, sulla RS3 sound del motore stupendo, qua con quello scoppiettio in rilascio siamo quasi a quei livelli, però mi sono divertito più a guidare questa Focus RS. Devi paragonarmelo a una vettura italiana sportiva al posto di usare le solite tedesche. Ma quattro ruote motrici, così di questo segmento che comunque puoi anche farci un viaggio in famiglia, cinque porte, quindi anche comoda per caricare. Io ci ho messo seggiolino, siamo andati con Gabriele e lui tutte le volte diceva fai il launch control, ovviamente da fermo perché poi appena mollavo la frizione, diceva papà smettila subito, esatto, papà smettila subito. Cioè non ci sono tante vetture italiane di questo segmento, te ne viene in mente una? Mente mille, ma non vorrei toglierti la palma di esperto, quindi non le racconterò. È un paraculo. Vi chiederò invece che cosa pensate voi di questa vettura. La comprereste, non la comprereste? 50.000 euro vi sembrano motivati per tutte le prestazioni che vi ha raccontato Andrea, per le immagini che avete visto? A me il colore, per esempio, piace moltissimo. No, mio figlio mi ha guardato e ha detto bella i puffi, cioè non ha detto bella, no, bella l'ho aggiunto, bellissima, bellissima. Poi è quella tamarraggine che ci sta, non è esagerata, poi col cerchio nero, la lettone dietro è grande, ma insomma ti guardano, ma forse ti sentono. Ti sentono? Hai parlato del climatizzatore? Ma chi se ne frega, ma va come tutte su tutte le Focus, sdoppiato, funziona bene, io non hai dovuto smanettarci, va bene. Vabbè ragazzi, venite a trovarci su automoto.it, lasciateci i soliti commenti caustici, noi ci vediamo alla prossima vettura, ciao! Ciao!